tutti. Due cose prima di cominciare. Intanto salutiamo anche quelli che ci seguono nella diretta streaming, perché il bello di Politicamente Scorretto è che ci vediamo e ci parliamo, ma c'è anche un sacco di gente che ci segue da fuori, continuerà a seguirci. Ma dico una cosa che diciamo tutte le volte, con l'augurio un giorno di fare un Politicamente Scorretto in cui non la devo dire più, che è questa cosa qua, ormai è una tradizione. E abbiamo degli ospiti, ormai ne abbiamo avuti tanti, che tutte le volte si portano dietro un piccolo esercito tra tutela, scorte, uomini e donne delle forze dell'ordine, che magari appunto in un altro momento, in un altro paese, verrebbero a sentirci perché hanno voglia di sentirci e non perché sono comandati a difendere la vita di persone che stanno solo facendo il loro dovere. Per cui io le saluto e li ringrazio. L'augurio, come facciamo tutte le volte, che magari una volta ci troviamo io e il procuratore Gratteri a chiacchierare tra di noi amabilmente, senza dover essere protetti per una cosa che invece dovrebbe essere un vanto per il nostro paese. Allora, partiamo. Siamo qui a chiacchierare con Nicola Gratteri, che ormai è un personaggio che conosciamo molto bene. Io conosco per aver fatto alcune cose, alcune interviste, noi lo conosciamo per averlo nominato tantissime volte anche qui a Casalecchio, è procuratore della Repubblica di Catanzaro e non solo, un sacco di altre cose ovviamente, scrittore, autore di tanti libri, questo di cui, che è l'occasione per fare questa chiacchierata, che si chiama Padrini e Padroni, è scritto assieme ad Antonio Nicaso, come tanti altri, appunto magistrato e non solo, scrittore e non solo, tantissime cose, sicuramente uno dei massimi, se non il massimo esperto, di una delle cose di cui abbiamo parlato tante volte qui, che è l'andrangheta nel mondo. Allora, intanto io parto da questa cosa qua, da questa domanda, che è una banalità, però il problema del nostro paese è che se le banalità non continuiamo a ridirle, ce ne dimentichiamo, non so com'è, e poi alla fine dobbiamo ridirle di nuovo perché accadono. Prima ho fatto un incontro in teatro con i ragazzi, e un incontro che so molto interessante e molto bello. E quanto sono importanti i ragazzi e i giovani nella lotta alle mafie? È una banalità, però mi piacerebbe sentire. Sono talmente importanti che io dedico tutte le ferie ad andare a parlare ai ragazzi e a fare l'insegnante. Cioè io, qualcuno in modo superficiale così dice, ma Gratteri quando lavora, se va sempre lo vediamo sempre in televisione, sempre sui giornali, sempre in giro? Perché io, qualche mio amico, perché io ho Facebook ma non posso rispondere, io non sono amministratore di Facebook, però quelli, gli amministratori, qualcuno ogni tanto perde la pazienza e gli dice, ma scusa, tu quando sei in ferie vai a mare, vai a calcio, vai a farti il giro in barca con la fidanzata, con l'amante o con la moglie, e Gratteri preferisce con le sue ferie andare a parlare ragazze. Allora io cosa faccio con le mie ferie? Insegno gratuitamente all'Università di Reggio Calabria una materia che si chiama Economia della criminalità, spiego i modi di arricchimento delle mafie, insegno gratuitamente alle scuole di formazione, alla scuola interforze di specializzazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato, vado nelle scuole preferibilmente quasi sempre ormai come regola di pomeriggio a parlare ai ragazzi, a spiegare la non convenienza a delinquere. Cioè io oggi ai ragazzi non parlo più, cioè non parlo di morale o di etica, sarei perdente. Io oggi devo parlare, per parlare ai ragazzi devo parlare con il loro linguaggio. E il loro linguaggio è quello dell'avere, non dell'essere. Cioè 40 anni fa, 50 anni fa, passava l'insegnante, il maestro per una strada, noi lo vedevamo e gli facevamo l'inchino. Perché per noi non era un atto di piaggeria, perché noi lo vedevamo come una persona di cultura, e la cultura era un valore. Oggi, per i giovani, il valore qual è? Il valore è, oggi la persona importante qual è? È quella, la ragazza che esce sulla copertina di quei giornali che costano un euro e mezzo, perché poi non c'è nessun giornalista che l'anno dopo va a vedere se questa ragazza per mangiare o per farsi di cocaina si deve prostituire, e quindi la vedono come un modello vincente perché non sa la tabellina del 5. Noi ridiamo, però intanto quella è sulla copertina per due settimane e le nostre ragazze dicono, ma allora perché io mi devo ammazzare a studiare se quella è ignorante così, eccetera. Poi
vedo che i ragazzi vedono come valore, mediamente in genere come valore, cioè non la cultura ma l'avere, quindi il cafone che col SUV da 80.000 euro davanti al bar che sta con due ruote sul marciapiede e due ruote sotto, cioè il modello è quello. Allora noi dobbiamo cercare di spiegare quanto guadagna un corriere di cocaina, quanto guadagna un estortore, quanto guadagna un panettiere, quanto guadagna un idraulico. Allora questo è il mio approccio con gli studenti e lo ritengo importante e fondamentale perché fa parte della ricetta del lungo periodo. La ricetta del breve periodo, poi se c'è tempo ne parliamo delle riforme normative, ma nel lungo periodo, dove ci vuole tanta pazienza, dove ci vogliono anni per uscire dalla cultura che ci hanno imposto le multinazionali attraverso le trasmissioni televisive che sono uguali in Canada, negli Stati Uniti, in Italia, in Francia e in Germania, e all'interno c'è la pubblicità della stessa macchina, lo stesso telefonino, della stessa maglietta e lo stesso pallone. Allora noi dobbiamo cercare ai ragazzi, pian piano, di spiegargli che questo che non è un mondo falso, non è un mondo fatto di recite e di comparse, come è la televisione, come è tutta la televisione, soprattutto quando si prepara uno scoop, quando si prepara una trasmissione dove la gente sta in un ambiente come se fosse il loro comportamento naturale, una recita e ogni battuta è anche la risatina è scritta sopra. Le loro teste, loro leggono e ridono quando c'è scritto sopra di ridere e leggere, è tutta una farsa, è tutta una recita. Allora cercare di spiegare questo ai ragazzi, per farli entrare prima possibile nel mondo reale. E allora certo che vale la pena andare nelle scuole, io ci vado sempre perché io già ho i riscontri di quando vado nelle scuole. Io non è che vado adesso nelle scuole dove ogni volta che vado in una scuola ci sono 3-4 telecamere che vengono a riprendermi o a farmi le interviste. Io vado nelle scuole da 30 anni, da quando ho iniziato a fare il magistrato, da quando ero un illustre sconosciuto, perché oggi andare nelle scuole è diventata una moda. Allora dobbiamo cercare invece... E anche dico agli insegnanti, dico ai dirigenti scolastici, attenzione a chi fate entrare nelle scuole a parlare ai ragazzi, attenzione, perché c'è molta gente che non hanno nulla da dire, se non per aver letto, ma non hanno un vissuto, non sono una testimonianza positiva di cosa possono dire e spiegare. Quindi cerchiamo di non far manipolare i giovani, attenzione. Parlare ai ragazzi è una cosa importante, è come per un credente entrare in chiesa, entrare in punta di piedi, ragazzi. Bisogna stare molto attenti e proteggere i ragazzi anche da eventuali manipolazioni, anche da persone che si presentano con un pedigree importante. Sono perfettamente d'accordo, è una cosa importantissima questa. Noi parliamo sempre di narrazione, no? E di comunicazione. Ah, manca una narrazione delle cose, manca una comunicazione. Questa è narrazione e comunicazione. Io credo sia altrettanto importante raccontare quello che si fa in un certo modo, è chiaro. Scrivere libri è altrettanto importante che mettere sotto processo in galera le persone, perché e far capire alla gente questa cosa è importantissima. Allora anticipo una domanda, poi entriamo nel merito, no, di tante altre cose che avevo in mente per più avanti. Facciamo finta che ci sia una linea, invece di essere assieme scrittore e scrittore come siamo, ci sia magistrato e scrittore, io. E in questa narrazione qui, che responsabilità abbiamo noi? Per esempio, se ancora adesso si pensa che i soldi, tutto sommato, non sono un granché, se abbiamo intercettazioni di commercialisti, come è successo qui a Bologna, che quando parlano dei soldi dell''ndrangheta che stanno riciclando al proprio padre, per dirgli no, ma guarda, non sto mica facendo niente di male, dicono no, ma questi mica spacciano droga, come se quei soldi lì fossero meglio, vabbè, sono soldi, non sono droga. Se abbiamo ancora in mente, quando parliamo di argomenti che sono come questi, no, classe dirigente, mafia politica, mafia economia, abbiamo ancora in mente il mafioso con la coppola e la lupara e basta. Se continuiamo a pensare alla mafia cosa nostra americana come fatta da persone che sono andate laggiù con la valigia di cartone a cercare di resistere a dei torti subiti, come il padrino, Robert De Niro, non è il padrino, eccetera eccetera, di chi è la colpa? È colpa nostra? Che facciamo male il nostro mestiere, che non l'abbiamo raccontata abbastanza, intendo noi come scrittori, o che la raccontiamo male? Tutte e due le cose. Io ricordo
accennavo prima le difficoltà che noi abbiamo avuto per farci pubblicare il primo libro Fratelli di Sangue. Io e il professor Nicasso abbiamo scritto a tante case editrici importanti, tutti ci hanno sbattuto la porta in faccia. Abbiamo scritto poi il primo libro con Pellegrini di Cosenza, una casa editrice a carattere regionale rispetto a... E poi a un certo punto, quando questo libro ha avuto grande successo, hanno incominciato le case grandi case editrici, Mondadori, Rizzoli, a contendersi questo libro, i diritti di questo libro. E l'editore li ha dati a Mondadori perché ha garantito il massimo della distribuzione. Quindi anche per rispondere dice: ma tu scrivi per la Mondadori, Mondadori e Berlusconi. Io vi posso garantire che quando ho scritto finora 11 libri col professor Nicasso, e quando sempre abbiamo scritto La giustizia è una cosa seria, e in quegli anni c'era il governo Berlusconi, noi siamo stati feroci con la politica e con il governo, nessuno della Mondadori si è permesso di cambiare una virgola, un aggettivo, un sostantivo. Detto questo, io dico che la 'Ndrangheta è stata sottovalutata da tutti, non solo ai noi da giornalisti o da scrittori, ma soprattutto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, che avevano proprio il compito precipuo di fare indagini, ci mancherebbe altro. Quindi non voglio scaricare responsabilità di altri, responsabilità sono anche della mia categoria, che non hanno capito il fenomeno. E quando noi l'abbiamo spiegato, iniziando con Fratelli di Sangue, poi purtroppo c'è stata una pubblicazione di almeno 100 libri sulla 'Ndrangheta, prima c'erano solo 3-4, quando hanno visto che Fratelli di Sangue ha avuto un grande successo, ha venduto più di 60.000 copie, tutti si sono messi col copia e incolla a scrivere libri sulla 'Ndrangheta, ripetendo le stesse cose. E ogni volta che noi, siccome i nostri libri partono sempre da una ricerca dell'archivio di Stato, di Reggio Calabria, di Catanzaro, eccetera, e quindi ogni volta che si va nell'archivio di Stato a scavare, poi si trova sempre qualcosa di nuovo. Se uno scrive un libro, se almeno il 50% è di inedito, se no di che parli. E allora, quando troviamo, ad esempio, noi abbiamo scritto che la prima volta che sentiamo il termine 'Ndrangheta è nel 1951, quando leggiamo l'articolo di Corrado Alvaro, che è lo scrittore più famoso del calabrese, che scrive sul Corriere della Sera parlando della 'Ndrangheta, dell'associazione, e lo sentiamo nel 51. Poi scopriamo, e lo scriviamo nel libro Dire e Non Dire, che la prima volta che sentiamo leggiamo il termine 'Ndrangheta è nel 1929, quindi poi tutti gli altri di nuovo a riscrivere queste cose. Questo per dirvi che c'è anche un'approssimazione al racconto nella relazione. Intanto il racconto viene fatto sempre dai vincitori. Quando ci sono le guerre, gli scontri, chi vince era la parte della ragione, chi perde era sporco, brutto e cattivo. Anche raccontando la storia giudiziaria della Calabria, si nega la realtà, si nega e non si scrive chi ha fatto le indagini, non si scrive chi è stato l'ideatore di certi progetti, di certe strategie, di certe idee, anche di dove andare a mettere le microspie, anche del progetto dell'unitarietà dell''Ndrangheta, chi ne aveva parlato per primo, come è stato strutturato, perché poi ci sono gli scrittori piacioni, ci sono le fazioni dell'uno e dell'altro, ci sono le cordate. Allora, se ancora si scrivono di queste falsità, se ancora si scrive una storia diversa da quella reale, anche nel raccontare i processi, anche nel raccontare le indagini, i processi, allora ancora c'è tanto da fare, se anche il contrasto alle mafie diventa un modo per gestire o concorrere a gestire potere. Sì, sicuramente abbiamo sottovalutato, no? La forza di una certa narrazione, della costruzione di un immaginario che ci faccia venire immediatamente in mente, appena si legge una cosa sul giornale, che deriva da una cosa che magari appunto è accaduta in una procura, un immaginario attorno che fa in modo che capisci subito dove ti stai muovendo, senza avere questo effetto assurdo, che viene raccontato anche nel libro, dello stupore. Ci stupiamo improvvisamente di cose che avremmo già dovuto conoscere da un sacco di tempo. E adesso entro nel merito, ma faccio un altro breve corollario. È vero questo, noi abbiamo fatto con Blu Note, il vecchio programma, facemmo una puntata sulla 'Ndrangheta.
Era una delle prime volte che veniva fatta in televisione una cosa sulla 'Ndrangheta. Ci abbiamo messo un sacco di tempo prima, perché raccontavamo un sacco di eventi criminali, di mafia ovviamente. Abbiamo fatto una puntata sulla Camorra sicuramente, abbiamo fatto puntate su Cosa Nostra, e io assieme ai miei giornalisti dibattevamo su questo. Sono giornalisti mafiologi, voglio dire molto importanti, gente che se ne intende, ma sempre con quel piccolo pregiudizio. Va bene, ma la 'Ndrangheta tutto sommato non è così importante, non è così, insomma è un'associazione, non è che ha fatto le cose dal punto di vista politico ed economico che ha fatto Cosa Nostra. Parliamo prima di Cosa Nostra e poi arriveremo alla 'Ndrangheta. Quando abbiamo cominciato a fare la puntata, con la collaborazione anche di Nicola Gratteri, voglio dire, c'è esploso un mondo davanti. Poi i miei amici già lo conoscevano e hanno capito l'importanza di dover fare questo lavoro. Io sono rimasto ovviamente colpito. Altro che una cosa secondaria, e avremmo dovuto saperlo da un sacco di tempo. Questo libro ha un sottotitolo, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Padrini e Padroni, e sopra c'è scritto: come la 'Ndrangheta è diventata classe dirigente. Faccio una domanda molto diretta: come è diventata classe dirigente la 'Ndrangheta? Classe dirigente, attenzione, è una parola importante. Intanto possiamo dire che dal punto di vista giudiziario le mafie nascono con l'Unità d'Italia. Noi abbiamo nel 1869 il primo comune in Italia sciolto per mafia, Reggio Calabria, quando ancora non esisteva il reato di associazione a delinquere stampo mafioso, quando ancora non esisteva la legge per lo scioglimento dei comuni, 1869. Cosa era accaduto? Era accaduto che due blocchi, da un lato c'era la Chiesa e i Borboni, che appoggiavano la lista. Dall'altro lato c'erano l'alta aristocrazia, i latifondisti, che appoggiavano un altro candidato. A un certo punto cosa fanno i latifondisti? Cosa fanno l'alta borghesia? Assoldano una banda di accoltellatori, cioè di gente che viveva di ladri di polli, di gente che rubava quel po' che c'era nell'economia dell'epoca. Facendo questa operazione, apparentemente di prestazione d'opera, non hanno fatto altro che dare legittimazione ai ladri di polli. E qui ci diamo la prima risposta ad una grande domanda. Perché in Europa nel 700, nell'800 c'erano i ladri di polli in tutti gli stati? Nello stesso momento storico in Francia, in Germania, in Spagna c'erano i ladri di polli come c'erano in Italia. Perché i ladri di polli in quegli stati sono rimasti i ladri di polli, cioè sono rimasti truffatori, faccendieri, rapinatori, tutto quello che volete, ma non mafie. La mafia è un'altra cosa. La mafia è una cosa, la criminalità organizzata, la criminalità comune, il gangsterismo è un'altra cosa. Perché la mafia sappiamo bene che per esistere ha bisogno del consenso popolare. La mafia non è un corpo estraneo alla società. La mafia è tra queste fila. E man mano che voi camminate, man mano che voi muovete, si muovono pure le mafie. Le mafie cambiano, mutano col cambiare sociale, non sono mai ferme, perché se stessero ferme sarebbero un corpo statico, facilmente abbattibile, perché cosa diversa dal nutrimento del consenso popolare. E allora ritorniamo all'origine, perché l'importanza per noi, la rivoluzione, l'importanza di questo libro è il primo capitolo. E l'anello mancante è quello che ci mancava da dimostrare sul piano scientifico le origini. Noi sempre abbiamo detto l'espressione, sì, la mafia, la 'Ndrangheta è nata con l'Unità d'Italia, però prettamente sul piano scientifico, sul piano storico non eravamo mai riusciti a dimostrarlo, e qui l'abbiamo dimostrato, perché noi abbiamo trovato i documenti di come l'alta aristocrazia, l'alta borghesia ha assoldato i picciotti per andare ad accoltellare, per andare a fare danneggiamenti, per andare a minacciare e turbare il libero voto. Noi abbiamo visto come subito dopo
Quindi il comune viene sciolto per mafia. Ma c'è un altro momento storico importante, il terremoto del 1905-1908. E qui ricorrono i terremoti dell'Aquila, dell'Emilia-Romagna, dove le mafie arrivano mentre tremano le case, prima della ricostruzione, occupano il territorio, occupano gli spazi e si interessano degli appalti. Ma attenzione, cosa è accaduto? Un'altra cosa gravissima nel 1908, che e da lì inizia il gioco nei confronti del Sud e soprattutto della Calabria. E cioè a dire, le leggi ad hoc per una regione, le leggi ad hoc per un territorio. Se voi ci pensate, questo è un cappio per le popolazioni del Sud. Perché il governo Giolitti cosa ha fatto? Ha fatto una legge, mandando 180 miliardi di lire per la ricostruzione del terremoto. Terremoto spaventoso, oltre 100.000 morti, oltre 100.000, non 1.000 o 10.000, 100.000 morti. Messina, Reggio Calabria, rasi al suolo, perché oltre al terremoto c'è stato anche il maremoto, onde di 20 metri che hanno inghiottito tutti, perché col terremoto tutti sono andati sul lungomare e sono morti tutti. Quindi 180 miliardi mandati dal governo e gestiti in loco. Ancora non esistevano la deregionalizzazione del potere, ma già in quegli anni di fatto questi miliardi sono stati gestiti da chi? Da chi aveva il potere? Chi c'aveva il potere? C'aveva il potere l'aristocrazia, la classe dirigente. E la classe dirigente cosa fa? Gestisce questi soldi in modo clientelare. Cioè non dà la canna da pesca a chi ha bisogno, dà il pesce. Quindi creando dipendenza, creando clientela. E nel contempo il potere centrale cosa vuole? Di tenere buona la popolazione, garantire il buon ordine. Da allora in poi, se voi pensate, tutte le leggi susseguenti a questa che hanno riguardato il Sud, compresa la Cassa del Mezzogiorno, cosa ha creato? Ha creato dipendenza, ha creato sempre gente con la mano tesa, gente col cappello in mano, e quindi non una rivoluzione, perché è stata data sempre il pesce e non la canna da pesca. Allora, queste cose qui, le cose che scrivete appunto, le dicevamo da tempo in un certo modo, ovviamente, senza le prove, documentazione raccontate, però sono cose, per esempio, che dicevano Franchetti e Sonnino nel rapporto sulla Sicilia 1876, mi sembra, parlavano di facinorosi della classe media. Poi c'era il rapporto San Giorgi, questore San Giorgi, che era di qua vicino, era di Forlimpopoli, mi sembra, che se ne va a Palermo e fa un rapporto così e dice: attenzione, questi eleggono i loro rappresentanti a Roma. Napoleone Colajanni scrive Nel regno della mafia e vi parla anche lì praticamente di trattativa. E poi andiamo avanti, insomma, tante cose. Ma perché? Avremmo potuto saperle già da allora. Perché siamo ancora qui a chiedercele e dovete arrivare voi e scoprire delle cose e di nuovo ridirci una banalità, tra virgolette, che avremmo dovuto sapere dal 1869, ma che invece dobbiamo continuamente dirci perché ce la siamo dimenticata. Esisteva fin dall'inizio questa storia. Perché non è più stata, non è mai stata raccontata così? La storia viene sempre scritta dai vincitori. La storia viene sempre scritta dai vincitori. E il potere cerca sempre di controllare chi scrive o chi legge o chi parla o chi trasmette una televisione. L'informazione fa molta paura. E allora diciamo che è stata anche colpa nostra che non l'abbiamo saputa spiegare. Perché ad esempio per parlare dell'unitarietà dell'Andrangheta, no? Eravamo nel 1969, c'è stato il summit di Montalto. Voi sapete che ogni anno a Polsi prima si riuniva in modo sistematico, cioè nel senso che c'erano 150-200 capi mafia di tutto il mondo che si riunivano in una radura per parlare di macrocriminalità. Era come l'inaugurazione dell'anno giudiziario, no? Cioè ogni anno si fa il punto della situazione. E si discute dei massimi sistemi, dei massimi problemi.
o che so, come quando Confcommercio si riunisce a Villa d'Este, no? Cioè, si fa il punto della situazione. A un certo punto c'è uno scontro tra i locali di 'Ndrangheta della Montagna, San Luca, Platì, e quelli di Reggio Calabria. Quelli di Reggio Calabria dice: ma perché la riunione bisogna farla sempre a Polsi? Facciamola a Reggio Calabria una volta. Pensate che in quell'occasione anche la Chiesa si è opposta a spostare la riunione di 'Ndrangheta a Reggio Calabria, perché dice: no, si è fatta sempre qua a Polsi, si è fatta sempre qua in montagna, perché ci dobbiamo spostare? Perché anche la festa della Mano di Polsi è un business, vanno 30.000 persone lì, non è una cosa da niente, cioè molto devote, è un santuario mariano. Pensate che da San Luca per andare a Polsi bisogna camminare, dopo arrivati al paese più vicino, bisogna camminare un'ora e mezza per arrivare in quel santuario, che cioè forse è l'unico santuario che quantomeno che io conosca che anziché trovarsi in alto si trova in un burrone. Ora, se noi pensiamo che nel 1969 c'è questo summit, intervengono polizia e carabinieri, riescono ad arrestare una settantina. Poi ovviamente chi era andato a raccogliere origano, chi era andato a caccia, chi è andato a raccogliere funghi, e ovviamente allora esisteva solo il reato di associazione di delinquere semplice, la pena più alta è stata di 4 anni e mezzo, cioè vuol dire un paio d'anni di carcere e via. Però prima di intervenire i carabinieri cosa sentono parlare Don Mico Tripodo, che era il mastro di giornata, cioè colui il quale quel giorno dirigeva la riunione, e dice: qui non c'è più l'andrangheta di Antonio Macri, qui non c'è più l'andrangheta di Don Mico Tripodo. Antonio Macri, per intenderci, era uno, era il capo mafia, il capo locale di Siderno, che discuteva alla pari con Cosa Nostra. Pensate solo, quando è morto sono arrivati tra Stati Uniti e Canada 5 voli charter. Mi ricordo quando si è sposata una delle figlie, mia compagna di scuola, ci sono stati 3 alberghi. Perché non contenevano tutti gli invitati e gli sposi dovevano girare per 3 alberghi solo per salutare. Ricordo che quando è morto Antonio Macri ai funerali c'erano quasi 40.000 persone. Ora, Totò Riina, vestito da prete, andava ad incontrarlo a Siderno, come andava a trovare Don Stilo, il prete, ad Africo. Totò Riina, Provenzano, Salomone andavano a trovarlo. Questo era il potere dell'andrangheta che noi non avevamo capito, ma Cosa Nostra aveva già capito. Allora, quando nel 69 si fa il summit di Montalto e poi il processo a Locri, un grande presidente del tribunale, che è stato presidente della Corte d'Appello di Bologna, si chiama Presidente Marino, di tanti anni fa, stiamo parlando prima del 70, era presidente qui a Bologna, no, subito dopo, De Locri è venuto qui a Bologna. Allora, presidente del tribunale di Locri, scrive una sentenza importantissima, spiegando l'unitarietà dell'andrangheta, quindi una sentenza rivoluzionaria, che ancora non è stata capita. Poi ovviamente la Corte d'Appello la smonta. Siamo dovuti arrivare al 2010 per fare l'operazione crimine, che si chiamava Patriarca, non si chiamava prima. È un'indagine che ho fatto io, è un'indagine dove io ho detto ai carabinieri dove mettere le microspie nei muri e le telecamere nei muri a secco, come se scende a San Luca. Sono stato io a dire ai carabinieri di Reggio dove mettere il furgone per le denunce, e lì era pieno di telecamere e abbiamo visto Oppedisano Domenico davanti alla chiesa e tutti i capi mafia che andavano a baggiare l'anello, cioè a ratificare la sua nomina di capocrimine. Quando degli ignoranti vestiti da esperti di 'Ndrangheta ci dicevano: ma com'è possibile, se l'andrangheta è miliardaria, Don Mico Pedisano è un venditore di piantine al mercato e il capocrimine di San Luca, ma che state dicendo? E ridacchiavano. Allora io a spiegare: scusate, intanto sono state dette le sciocchezze a Milano quando abbiamo fatto la conferenza stampa, perché è stato detto: abbiamo scoperto il Riina della Calabria, abbiamo scoperto la cupola come Cosa Nostra. Queste sono grandi sciocchezze
Che c'entra Oppio di Santo Domenico con Riina? Allora voi non capite cos'è il crimine di San Luca. Oppio di Santo Domenico non è il Presidente del Consiglio, è il Presidente della Repubblica. Oppio di Santo Domenico non è il Presidente della Giunta regionale, ma è il Consiglio regionale. Cosa voglio dire? Oppio di Santo Domenico non fa business. Oppio di Santo Domenico è il saggio, è l'uomo terzo, è l'arbitro. E il saggio a cui tutti vanno a dare referenza, perché è il presidente del tribunale dell''Ndrangheta, è colui il quale decide l'apertura o la chiusura di un locale di 'Ndrangheta, di un'organizzazione per indegnità. Quindi non deve essere, non è il mafioso più ricco che è il capo locale, ma è il saggio, la persona più equilibrata, la persona di equilibrio, che quando pesa si ferma sulle sillabe, sa dove mettere la virgola, se la mette prima o la mette dopo. È un uomo di pensiero, è un uomo che vede 20 anni avanti. Dice, ma pensare che lui sia sconosciuto, non è mai... No, abbiamo trovato, ecco la ricerca sempre, nell'archivio dei carabinieri di Reggio Calabria, che il capitano Vincelli, oggi generale del NOE, il capitano Vincelli trova, fa una relazione di servizio nella quale vede 30 anni prima Oppio di Santo Domenico lì presente a San Luca con altri che poi diventeranno capi mafia, e lui è stato bravo nel corso di 30 anni a rimanere sempre un venditore con la moto APA, un venditore di piantine al mercato. E questa è l''Ndrangheta, che è cosa diversa dallo sfarzo, dall'apparire. L''Ndrangheta doc è questa. Quindi poi per fortuna, con l'operazione prima, Patriarca, poi chiamata Crimine, abbiamo costruito questa unità dell''Ndrangheta. Ovviamente poi l'operazione che ho iniziato io, che ho seguito io fino alla fase indagini preliminari, poi è stata firmata e condivisa appieno dal procuratore Pignatone. Poi l'ha firmata Prestipino, avevo dei bravissimi collaboratori come la collega Miranda, come il collega Musarò, che hanno materialmente scritto questa richiesta di misure cautelari, anzi addirittura questo fermo, poi trasformato in richiesta e poi in ordinanza di custodia cautelare. Quindi questa è la storia che nessuno racconta, vera, perché poi ovviamente quando vanno bene le cose tutti l'hanno fatto. Io ricordo nel 2000 ho fatto un'indagine importantissima, Operazione Primavera, sull'Ocri. C'era una grossa faida tra Cordì e Cataldo, che si ammazzavano tra di loro ogni sera, quando erano le 8, guardavamo l'oggi, ma ancora non ci hanno chiamato, ammazzavano uno. Allora, ricordo, è un'indagine che ho fatto io con i carabinieri di Locri. Pensate che erano le prime microspie che partivano, perché funzionasse meglio bisognava comporre il numero di telefono e poi si agganciava la microspia che c'era in macchina, quindi eravamo ancora a livello opinionistico. La prima microspia l'ho pagata io, l'ho comprata io, un milione di lire. La seconda, i carabinieri hanno rubato i soldi dalla mensa e l'hanno comprato i carabinieri. D'accordo? Questa è la vera storia dell'indagine primavera. Poi siccome è andata bene, perché già nell'indagine primavera si parlava di crimine, di riunione di polsi, di copiata, di tutto quello che noi abbiamo scritto nel libro Fratelli di Sangue, e lo abbiamo trovato poi nell'ambientale e nella macchina del capo mafia di Locri, di Cordì. Quando è andato bene questa indagine, tutti avevano fatto primavera, tranne io, il capitano Bottino e il tenente Bottino e il capitano, non mi ricordo come si chiama, comunque tutti gente, ragazzi dell'età del tenente di oggi, qui erano ragazzi che facevano per la prima volta le indagini di mafia. È andata bene, poi abbiamo fatto un'altra indagine sulla cattura di Morabito Tiradritto, quella che abbiamo fatto in una trasmissione, un draghetista, un patriarca di serie A, veramente uno che pesava le sillabe. E ricordo in quella ambientale, perché è stata importante anche l'operazione Armonia, perché in quella ambientale si discuteva dell'apertura o chiusura di un locale di 'Ndrangheta, la chiusura del locale di 'Ndrangheta di Locri,
per indegnità, pensate, si è riunito il Tribunale dell'Andrangheta, composto da sette capi locali, per fare il processo al locale di 'Ndrangheta di Locri, che non riuscivano a fare pace. Era venuto dalla montagna un pubblico ministero dell'Andrangheta, un giudice istruttore del vecchio codice, se vogliamo, e fa un'indagine tra i vertici dell'organizzazione Cordì, tra i vertici dell'organizzazione Cataldo. Non riesce a mettere d'accordo. E guardate questo uomo che viene mandato dalla montagna, dal crimine di San Luca, cosa dice appena vede il capo mafia Cordì. Dice: senti, state attenti a queste parole. Quando voi sparate alle serrande, quando voi bruciate le macchine, quando voi sparate agli avvocati, quando voi terrorizzate il popolo vi abbandona. E quello che avete fatto in 30 anni, vi alzate una mattina e lo perderete. Guardate quanto è importante questa intercettazione. Io nella mia vita ho ascoltato intercettazioni dove si parlava di tonnellate di cocaina, di omicidi in diretta, ma questa è la più importante che abbia mai ascoltato. Sentite cosa dice il saggio: quando voi terrorizzate il popolo vi abbandona. Questa è la prova che le mafie, per esistere, hanno bisogno del consenso popolare, hanno bisogno del vostro interfaccia, altrimenti non esistono le mafie. Il popolo vi abbandona, è quello che avete fatto in 30 anni, vi alzate una mattina e lo perderete. Cosa vuol dire? Se il popolo vi gira le spalle e se vede qualcuno di sospetto che entra in quella casa, anziché girarsi dall'altra parte, chiama il 112 e il 113. Non sopporta più. Se voi terrorizzate il popolo non vi aiuta più, non collabora più con voi, incomincia a ribellarsi. Questa è la prova che ci viene all'interno del stesso dell'Andrangheta di qual è la ricetta per iniziare a sconfiggere le mafie. Due cose, infatti. Nella trasmissione che facemmo insieme, infatti, utilizziamo una intercettazione, forse probabilmente questa, sì. Che diceva proprio così. E cosa dicono in paese? Dicono che si stanno stancando. Attenti, che se quelli si stancano, noi siamo finiti. Ed era un messaggio importantissimo, infatti. Un'altra cosa è questa: in effetti il problema è sempre stato quello, da parte di molti che avrebbero dovuto invece ragionarci di più, quello di applicare magari le normali categorie della società civile ad un altro fenomeno senza conoscerlo. Io ricordo la prima volta che sono rimasto terrorizzato, era una cena elettorale, quindi eravamo lì, e a cui partecipavo anch'io dalle mie parti, che sarebbe dalle parti di Imola, e c'erano alcuni giovani economisti impegnati politicamente, quindi testano, che... e a un certo punto io sono a tavolo con loro, non so perché mi hanno messo lì, parlavano tutti di economia, io non so neanche, l'unica cosa che sapevo vagamente è qualcosina di economia mafiosa, allora butto là l'unica cosa che so, e questi mi zittiscono subito, mi dicono: basta questa storia della mafia, stai parlando di persone che guadagnano 1500 euro al mese, non so perché era questo il conteggio, dice, è gente da niente. Ah, ho detto io, sapevo che non era vero, che non è quello, no, il sistema di metro di quantificazione del potere mafioso, che stavano dicendo una grande sciocchezza. Mi sono sentito un po' male perché lo dicevano persone che poi probabilmente sarebbero state teste pensanti dell'economia, magari gente che poi faceva le leggi sull'economia. Allora arrivo a questo del consenso sociale. Qui si parla di molte cose. La cosa che a me fa sempre, insomma, in qualche maniera mi colpisce sempre quando scopriamo che il presente ha radici nel passato, come gli esempi che vengono formati, e sappiamo che la consapevolezza del presente è molto, come dire, molto recente. Cioè, nella conclusione una frase che mi ha ricordato tante cose: solo nel 2010 viene citata l'Andrangheta al pari di Cosa Nostra e Camorra nell'articolo 416 bis del codice penale, solo nel 2016 la Cassazione ne riconosce l'unitarietà. E noi avevamo già fatto anche la trasmissione prima, sicuramente, e prima ancora si parlava di 'Ndrangheta. Noi crediamo che certe cose siano patrimonio nostro da sempre, noi che siamo qui probabilmente. E non è vero, è una cosa che è una conquista da poco. La domanda che volevo fare è questa: l'Andrangheta in particolare, ma poi tutte le mafie, si muovono attraverso un consenso sociale, come è appena stato detto. Come facciamo a colpirle lì? Perché finché noi abbiamo in mente quella vecchia mafia che raccontiamo ancora noi scrittori, di un tizio con la coppola e la lupara che va in un bar a chiedergli il pizzo, va bene, no? Magari quello lo mettiamo in galera. Ma il consenso sociale noi come facciamo a eroderlo? E questa è la cosa più difficile. La cosa più difficile è dare risposte alla gente. Il consenso sociale
noi abbiamo questo metro di misura. 20 anni fa erano, fino a 20 anni fa, 25 anni fa, erano i mafiosi che andavano a casa dei politici a chiedere favori. I favori quali potevano essere? Ma se mio figlio non può, di non fare il militare, di, anziché fargli il militare di mare, farglielo fare di terra, cioè perché anziché 18 mesi, 12 mesi. Il posto di bidella per la moglie di mio figlio ucciso. Piccole cose. E in cambio gli portava regali, regali quelli poveri, un capretto, oppure gli prometteva il voto quando ci sarebbero state le elezioni. Oggi le cose sono cambiate e si sono ribaltate, perché oggi sono i politici che vanno a casa dei capi mafia, si siedono in salotto e chiedono pacchetti di voti in cambio di appalti. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che nel corso dei decenni i mafiosi sono diventati sempre più classe dirigente, sempre più persone che danno risposte sociali, che danno risposte che la politica debole non riesce a dare. Quindi sempre più una politica che ha arretrato rispetto ai bisogni della gente, sempre più una mafia che dà risposte nel mondo del lavoro, a modo loro ovviamente, ora vediamo come, a modo loro, dà risposte ai bisogni della gente. Allora, un sistema giudiziario lento e farraginoso, qual è il problema? Ci rivolgiamo al capomafia e ci risolve il problema di un recupero crediti, ci risolve un problema di un confine, ci risolve un problema di un vicino che ci rompe la testa con quel cancello. Ovviamente il mafioso mi risolve il problema in 24 ore, non di più. Salvo però poi pensare che da quel momento in poi io sono servo di quel mafioso, perché io ho un pezzo di terra con una casetta in campagna e poi un loro affiliato ha bisogno di trascorrere 2 o 3 mesi la ditanza, quindi questo affiliato andrà a dormire in quella casetta e ogni giorno gli porterò da mangiare. Quindi la mafia che dà risposte sociali, che dà risposte sul piano giudiziario, immediate, come facevano a risolvere i problemi nel 1800, no? Si rivolgevano agli accoltellatori e risolvevano il problema. In questo modo, man mano che la gente ha bisogno per avere risposte di giustizia, di un conflitto, c'è bisogno di portarli da una parte all'altra. C'è bisogno di rivolgersi al mafioso per avere questa risposta e non allo Stato, perché se gli va bene impiegherà 10 anni, allora le mafie saranno sempre più forti e saranno più efficienti rispetto allo Stato, inteso in senso lato. Se il mondo economico sempre più viene dominato da imprenditori mafiosi, che da incensurati gestiscono l'economia, perché con i proventi della droga, della vendita di tonnellate di cocaina, sono nelle condizioni di poter comprare tutto ciò che è in vendita, in particolare da Roma in su, in particolare in Europa, come negli Stati Uniti, come in Canada, è ovvio che se loro hanno questa grande disponibilità di denaro, sono nelle condizioni di poter comprare qualsiasi immobile. E in particolare le mafie da Roma in su cosa fanno? Fanno 2 tipologie di reato: vendono droga e con quei soldi cercano di comprare, di riciclare, di comprare tutto ciò che vende. Sono 2 tipologie di reato che non richiedono il morto a terra, che non richiedono gli spari alle serrande, che non richiedono macchine bruciate. Quindi la gente dice: ma non c'è problema, qui è tutto tranquillo, non succede niente. C'è qualche extracomunitario che ci preoccupa, che ci viene a scassare le case, che ci viene a disturbare per strada, ma se no le mafie non ci sono. Perché si misura la presenza delle mafie dal morto a terra e gli spari serranti. Ma per queste 2 tipologie di reato non c'è bisogno di questo, non c'è bisogno di fare questo. Anzi, nelle aree dove le mafie investono e comprano alberghi, ristoranti e pizzerie, in quella via, in quella strada non si deve rubare nemmeno una bicicletta. Perché menti per 2 ordini di motivi. Uno, il prezzo si abbassa.
due non potrebbero le forze dell'ordine attirare, potremmo attirare l'attenzione da parte delle forze dell'ordine. E allora, come vedete, le mafie riescono ad essere presenti, stanno sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico. E allora noi dovremmo avere uno Stato diverso, dovremmo avere uno Stato e dovremmo avere una politica diversa in grado di dare risposte alla gente. Quindi un sistema giudiziario più efficiente, meno farraginoso, investire in giustizia, investire nelle forze dell'ordine, cambiare le regole del gioco, fare tali e tante di quelle modifiche nel rispetto della Costituzione fino a quando non si crei un sistema di non convenienza a delinquere. Questa è la ricetta di breve periodo. La ricetta di lungo periodo è investire in istruzione, non in cultura. Che io faccio la differenza tra istruzione e cultura. Purtroppo si dice sempre investiamo in cultura, no? Un attimo. Noi dobbiamo investire in istruzione perché noi questa scuola che c'è oggi non è sufficiente, non va bene. A che i nostri giovani siano intanto istruiti e soprattutto competitivi, quantomeno con i giovani degli altri stati europei, attenzione. Perché se voi andate a vedere le statistiche internazionali sul piano dell'istruzione, noi siamo sotto alcuni paesi dell'Africa come istruzione. E se voi vi fate una passeggiata per il Parlamento europeo, se voi andate a Bruxelles e fate un giro, vedete dei ragazzi di 30 anni, 35 anni dell'est europeo che parlano perfettamente quattro lingue e girano come cavallette, si muovono come cavallette e sono in grado di ottenere più contributi rispetto all'Italia, ma soprattutto di andare nei loro stati a realizzare le opere. Voi pensate ad esempio alla Polonia, alla Lettonia, alla Bulgaria, pensate a questi stati come erano 30 anni fa, dove si mangiavano broccoli e patate a mezzogiorno e la sera patate e broccoli, d'accordo? Andate a vedere ora come sono. Hanno già la banda larga, hanno costruito, siete colonnelli, siete venuti tardi, abbiamo parlato di tutto, perché lui è uno dei protagonisti delle indagini che vi ho parlato. Allora, se voi pensate a cosa hanno costruito ospedali, ospedali, aeroporti, cioè sembrano irriconoscibili se voi pensate ai documentari, ai filmati che noi abbiamo visto 30 anni fa con l'Est Europa. In Italia, in Calabria, non si riesce a spendere il 90% dei fondi europei. Quindi, se noi non diamo questo tipo di risposta alla collettività, è ovvio che le mafie saranno sempre più potenti, più arroganti, perché oltre ad avere i soldi provento dal traffico cocaina hanno il consenso popolare. Se noi parliamo, vi dicevo, parlando di istruzione, avremo bisogno di una scuola diversa da quella che c'è oggi. Avremo bisogno di una scuola a tempo pieno, avremo bisogno di dopo scuola nel pomeriggio, avremo bisogno di invitare i ragazzi a posare il telefonino da parte e incominciare a riparlarsi nuovamente, posando i telefonini, nuovamente in lingua italiana, perché oggi i ragazzi parlano un'altra lingua, non parlano più l'italiano, e quindi poi non sono in grado di superare un concorso, perché il concorso non si prepara dal bando alla prova, il concorso si prepara dal... Doris, c'è dall'altro lato il post, e il concorso si prepara dalle elementari, perché la lingua italiana si insegna e si impara nelle scuole elementari e nelle scuole medie, altrimenti non andiamo a nessuna parte. Giustamente. Allora, ancora qualche domanda. Una è questa: quando facemmo quella trasmissione sull''Ndrangheta, ricordo che mi dette dei numeri, partendo da quanto costa un grammo di cocaina, a quanto costa un chilo di pasta di coca, a quanti grammi di cocaina vengono fuori dal chilo di pasta di coca, quanto costa, e alla fine veniva fuori, no, quanto
più o meno poteva guadagnare. Ma attualmente al mese si sta parlando di 54 miliardi l'anno. Ecco qua. Allora. Solo provento della cocaina, solo per la cocaina. Perché pensate che un chilo di pasta di cocaina con un principio attivo del 90% costa 1200 euro al chilo in Colombia. Tagliata, siccome fino al 23-24% è effetto stupefacente, quindi da un chilo facciamo 4 chili, tagliata un grammo costa 50 euro, cioè da un chilo facciamo 4 chili e ogni grammo costa 50 euro. E quindi, come vedete, non c'è nessuna forma di affare, di business tra lecito e lecito più redditizio che non quello la vende la cocaina. Questi soldi, con questi soldi si sta comprando tutto ciò che è in vendita. Infatti, era una cosa che lasciava sbigottiti, infatti mi ricordo che gli feci dire due volte, poi la commentai anch'io, perché quando ti ritrovi di fronte a questi numeri che messi tutti assieme sono numeri da manovra finanziaria. Cioè ogni anno. Ti viene lo sgomento e ti viene da pensare, beh allora che ci facciamo? Niente. Siamo di fronte ad un muro di soldi talmente alto, talmente grande che ci travolgerà, è uno tsunami di soldi, basta. Sì. Buonasera, chiudiamo, andiamo via. È chiaro che non è così e che non la pensiamo così. Allora faccio una domanda proprio, se volete, banale, molto da Marzullo. Ma facciamo conto che cade il governo, viene fuori un governo tecnico con una missione che è quella di sconfiggere l'Ndrangheta. Il Presidente del Consiglio è Nicola Gratteri. Tre leggi subito, tre iniziative. No, ovviamente è una cosa... Tre leggi, tre iniziative subito che ci servono immediatamente, sono urgentissime per batterla questo mostro che va avanti con un muro di soldi. Allora, intanto, quando noi parliamo di contrasto alle mafie sul piano giudiziario, è già sbagliato questo tipo di approccio. Cioè, il problema, prima abbiamo parlato del consenso popolare, quindi... Per impoverire le mafie, per renderle meno forti, noi dobbiamo recuperare il consenso popolare. E il consenso popolare non viene solo da aver arrestato 300 persone, aver sequestrato 20 milioni di euro, 100 milioni di euro di beni, no? Il consenso popolare viene anche dalle risposte che si danno ai reati cosiddetti bagatellari. Cioè, io sapete cosa faccio ogni giorno nel mio ufficio? C'è la mia segretaria che sta impazzendo perché dice che è una cosa che non le era mai capitato, eppure anziana. Io ogni mattina ricevo 20-30 persone al giorno, 20-30 parti offese che vengono da tutta la Calabria e anche da fuori regione per raccontarmi i loro problemi sul piano giudiziario. E tutti mi fanno, ma tu sei pazzo, perdi tutto questo tempo. Non perdo assolutamente tempo, intanto io soffro quando sento i problemi della gente, perché io mi immedesimo nella gente, perché io nasco in un'area ad altissima densità mafiosa, dove io ho visto, andando a scuola, morti a terra, dove ho visto gente spare alle serrande, spare alle porte e bambine di 7-8 anni che facevano la pipì a letto, perché terrorizzavano il padre sparandogli, bruciandoli, vessandolo. Quindi so cos'è la sofferenza e il dolore proveniente dalle mafie. E allora io sono pagato con le tasse della gente, quindi ogni mattina sono lì ed esisto. Io dico sempre ai miei colleghi, noi esistiamo e siamo qui perché c'è un fascicolo e nel fascicolo c'è un problema e noi siamo qui per risolvere il problema. Quindi io dico, ogni mattina, cioè, ovviamente do un tempo, perché non è che posso stare lì a sentire la vita delle persone, io devo vedere il fatto, il problema qual è, quindi mi do ogni 10 minuti c'è un appuntamento, più di 10 minuti non possono stare, però qualche minuto in più, vi dico la verità, lo do a se viene la vecchietta della Sila, che ha 4 mucche e 10 pecore, che esempi veramente accaduti, che viene vessata dal mio fisetto di turno, che arriva tutta tremante, timorosa, che piange, allora quella persona ha bisogno di stare di più con me. Quindi io rispondo a questi bisogni. Poi so che una persona che ha avuto un incarico importante in Calabria per impegni
interessarsi dei massimi sistemi, della legalità, eccetera, eccetera, è venuto a trovarmi, se n'è andato insoddisfatto, so che poi si è lamentato, dice sì, ma il dottore mi ha trattato così, non mi ha dato soddisfazione, cioè che lo voleva, non so, io avevo capito che era un trombone, che era una perdita di tempo, che non mi interessava, e allora ha detto che sto a perdere tempo con questo qui, anche se forse mi poteva, tra virgolette, essere utile questo qui, ma figurate che mi interessa come ragiono io, figurate se pensa a lui che cosa poteva essere o cosa potrà diventare, no, non è questo il mio parametro. Allora, vedo, quindi vi dico, facendo in questo modo, incominciamo a rispondere alla gente, allora ci sarebbe bisogno di magistrati più pazienti, meno egoisti, che possono dedicare più tempo al lavoro, anche da questo punto di vista. E allora io ho pensato, ad esempio, quando io sono stato presidente di una commissione di riforma, intanto io ho potuto scegliere le persone e intanto la commissione è gratuita, cioè non ci siamo pagati, ci siamo pagati pure i viaggi di aereo. Allora, io ho detto questo, noi dobbiamo creare un sistema giudiziario, dobbiamo fare delle modifiche, intanto facciamo delle modifiche, quelle ovvie, andiamo in superficie, poi vediamo che l'effetto che fa, se hanno successo andiamo più in profondità. E allora io ho detto, noi dobbiamo creare un sistema, dobbiamo informatizzare il processo penale e fare tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere. Io ho sempre questa mia definizione, la non convenienza a delinquere. E allora noi abbiamo pensato ad informatizzare il processo penale. L'informatizzazione, sapete, voi mi insegnate qui, abbatte i tempi del processo, abbatte il potere discrezionale dell'uomo, quindi l'abuso. L'informatizzazione, tutta la pubblica amministrazione dovrebbe essere trasparente, tutta online. Io farei qui veramente un grande fratello, l'informatizzazione, la pubblica amministrazione dovrebbe essere. Ma andiamo sul piano giudiziario. Sul piano giudiziario è possibile abbattere i tempi del processo anche del 60%, con piccolissime banali modifiche sul piano processuale. Noi abbiamo costruito e scritto un articolato di legge, quindi non una relazione sulla mafia, quindi un lavoro che chiunque può presentarlo in Parlamento per essere discusso e votato. Quindi attenzione, non è un problema di maggioranza o opposizione di questo governo o di quello precedente, è un alibi, è la foglia di fico. Perché il lavoro è a disposizione di tutti, è fruibile da tutti, chiunque, anche chi è all'opposizione, anche il parlamentare del partito più piccolo che c'è in questo momento in Parlamento, può presentarlo e portarlo in discussione, anche essere votato. E poi vediamo l'effetto che fa, poi vediamo chi sta da un lato e chi sta dall'altro. Questo si può fare, perché è facile protestare, è facile contestare. Siccome è un articolato di legge già fatto, non è che c'è il brevetto da sopra, io l'ho fatto gratuitamente, tutti i parlamentari ce l'hanno questo lavoro, in tutte le commissioni c'è questo lavoro, sono passate 3-4 cose ma sono ferme al Senato, sono passate alla Camera, sono ferme al Senato. Vi dico una, voi sapete uno dei motivi principali di prescrizione è la fase dell'istruttore dibattimentale, cioè dei processi che durano in udienza, no? E immaginate qui un collegio di 3 giudici, a un certo punto uno dei 3 viene trasferito, già per una estorsione, per una truffa, abbiamo già sentito 30 testimoni. Nel frattempo l'ufficiale di PG che abbiamo sentito viene trasferito a Bologna, a Milano, a Torino, a Genova. Se uno dei 3 giudici viene trasferito a Torino, quello che prende il suo posto, il processo ricomincia da capo. E guardate che molte volte lo stesso processo è stato iniziato 3 volte in udienza, in dibattimento. Voi immaginate questi 30 testimoni, 15 dei quali già trasferiti al nord o viceversa, devono prendere l'aereo, 2 giorni di lavoro, persi, albergo, ristorante e aereo. Per ricominciare un processo, anche 3 volte. E in questo modo il tempo passa e il processo si prescrive. Voi immaginate la parte offesa, la frustrazione della parte offesa quando vede questo cinema, quando vede questo circo. E allora noi cosa abbiamo pensato? Una cosa banalissima. Il testimone che noi andiamo a sentire, gli facciamo una videoripresa.
con una telecamera ad alta definizione, vediamo pure se diventa rosso, se suda, in base alle domande che vengono fatte. Il terzo giudice che entra nel processo, che ha sostituito quello che è stato trasferito, si rivede il DVD, se lo rivede, il CD, e lo vede, lo sente, se deve fare domande nuove torna il test, altrimenti il processo va avanti. E non ricominciamo tre volte. Questa è una cosa banalissima. Quante volte le udienze iniziano con due ore di ritardo perché si è rotto il furgone della polizia penitenziaria dal carcere al tribunale? O la cancelliera si è dimenticato di chiedere la traduzione al detenuto. Cosa ci vuole a fare questo? Abbiamo previsto il processo a distanza, la videoconferenza. Il detenuto sta atto al mezzo e anche se si deve separare con la moglie che è a Catania, si separa in videoconferenza. Voi pensate che in Italia ci sono 44.000 uomini della polizia penitenziaria, 10.000 di questi ogni mattina vengono utilizzate per traduzioni e trasferimenti. Costo, e nel frattempo ovviamente quando i detenuti stanno in udienza, sono 30-40, immaginate là dentro che discorsi si fanno, accordi, alleanze, affari, business, messaggi di morte all'esterno. Allora, tutto questo giochino, sapete quanto costa? All'avvocato, se vuole, ad esempio, io sono avvocato a Reggio Calabria e ho un processo a Milano, ho un processo a Bologna, devono sentire un test, devo fare una sola domanda di 10 minuti. Io quindi devo prendere l'aereo da Reggio Calabria a Milano, se magari l'udienza, poi non faccio in tempo a perdere l'aereo, devo anche dormire a Milano, ristorante, eccetera, mi costa 1.000 euro. L'alternativa è delegare un altro avvocato di Milano e dargli 800 e poi 1.000 euro. Tutto questo disagio, e invece noi abbiamo previsto che l'avvocato dal suo studio di Reggio Calabria si può collegare in videoconferenza col processo e quindi mentre guarda il processo e partecipa al processo in un altro computer si può controllare la sentenza di Cassazione, nei tempi morti può fare altro nel suo studio, non si inquina spostandosi con la macchina. Vedete l'informatica applicata al processo? Questi sono due esempi banali che vi ho fatto. Sapete quanto costa tutto questo trasferimento di detenuti ogni anno? 70 milioni di euro. Voi immaginate con 70 milioni di euro quanti cancellieri, segretari, quanti uomini di polizia penitenziaria possiamo assumere? O quanta tecnologia, quanta informatica possiamo comprare ancora di più per essere sempre più efficienti, più performanti e andare sempre più veloce? E quindi dare risposte alla gente. Quindi quando mi si dice parliamo cosa si può fare per la lotta alla mafia, intanto devo partire da questo. Devo risolvere l'ordinario, devo sturare i tribunali che sono intasati come un lavandino, sono intasati, io devo svuotare di questo carico di lavoro dei tribunali, delle procure ordinarie per poi concentrarmi sui processi di mafia, ma non posso disgiungere le due cose, non c'è una ricetta per contro le mafie, cioè io posso mettere, anche se io metto mettiamo in caso in cui ci fossero dei soldi, ho la volontà politica di investire ancora di più sulla repressione, cioè quindi mettiamo più forze dell'ordine, compriamo più macchine, quindi abbiamo ancora più arresti. E poi i processi chi li fa? Quindi io devo prima risolvere il problema dell'ordinario, cioè devo far funzionare tutta la macchina, ma soprattutto dare risposte alla gente per recuperare il consenso sociale che io non ho più. E incominciare a creare anche una nuova etica all'interno della pubblica amministrazione e anche della magistratura. Anche un nuovo rapporto con i cittadini. Nei corsi bisognerebbe spiegare come bisogna comportarsi con i cittadini. Non basta conoscere il codice a memoria o andare a scrivere una bella sentenza. Le risposte alla gente non sono solo con la sentenza. Devo anche interagire, soprattutto chi fa procura. E allora ho bisogno di un sistema giudiziario diverso. Ho bisogno di capire che il carcere in questo momento è solo un contenitore che non rieduca assolutamente, che noi avremo bisogno di far lavorare i detenuti, ma noi non abbiamo i soldi, in questo momento sono circa, mi pare un 50, cambiano sempre, perché comunque dovrebbero essere circa 50.000 detenuti in questo momento in Italia, su 50.000 potrebbero lavorare almeno un 45.000,
a parte gli anziani, quelli che hanno acciacchi o che stanno male, un 45.000 detenuti potrebbero lavorare. Però se io dico che tutti i detenuti devono lavorare, io li devo pagare, e non abbiamo i soldi per pagare 44.000 persone in Italia. Però io vi faccio fare questa riflessione. Io nel mio tempo libero vi ho detto che vado nelle scuole, ma vado anche nelle comunità terapeutiche a parlare ai ragazzi, a parlare ai tossicodipendenti. E ai tossicodipendenti, la ricetta dei tossicodipendenti qual è? È quella di... Dobbiamo finire? No, un minuto. Allora, i tossicodipendenti, però fatemi segno quando devo tagliare. I tossicodipendenti nel recupero cosa fanno? Lavorano 8 ore al giorno e poi fanno 1 ora o 2 di psicoterapia, singolo o di gruppo, a seconda degli sfasci che hanno nel cervello. Quindi il lavoro come terapia, il lavoro come recupero. E allora noi perché non possiamo passare questa regola anche ai detenuti? Noi diciamo la pena tende alla rieducazione del condannato. Allora noi diciamo il lavoro per il detenuto tende alla rieducazione del condannato, quindi il lavoro come terapia, non il lavoro punto. Il lavoro come terapia, il lavoro come percorso rieducativo. Allora, se noi riusciamo a far passare questo principio in Parlamento, noi potremmo far lavorare 45.000 detenuti ogni giorno e quindi noi avremmo il paese più pulito al mondo, cioè ci risolveremmo il problema dei torrenti pieni di rifiuti, con quantomeno pieno di alberi e detriti, avremmo le spiagge più pulite del mondo, avremmo le montagne più pulite del mondo, perché noi faremmo lavorare 45.000 detenuti come rieducazione, come recupero, perché guardate che c'è gente in carcere che ha 40 anni, 50 anni e non ha mai lavorato un giorno nella sua vita, lavorato un giorno nella sua vita e ha vissuto da nababbo. Quindi voi capite sul piano terapeutico cosa vuol dire farli lavorare per la prima volta in vita loro? Quale percorso riabilitativo? Perché un tossicodipendente quando entra in comunità terapeutica come viene trattato? Viene trattato come un bambino di 3 anni. Cioè il tossicodipendente nel carcere non può nemmeno fumarsi, decidere quante sigarette fumarsi. È come il bambino, se il bambino deve attraversare la strada a 3 anni, viene preso per mano dai genitori o da chi lo accompagna per attraversare la strada, perché da solo non è in grado di attraversare la strada. Quindi al tossicodipendente cosa si fa? Lo si fa scendere a terra e gli si ricostruisce pian piano la personalità. Stessa cosa deve avvenire per il detenuto, altrimenti le carceri continueranno ad essere dei contenitori. Quindi non si rieduca nessuno. Qualcuno mi parla di bollate, sì, ma bollate cos'è? È un esempio di quello che forse si potrebbe fare in Italia. Chi ha i soldi per fare tante bollate? E chi sono quelli che vanno a bollate? Allora, 2 rapide domande. Una è questa, sempre in questa logica dello stupore, no? Noi ci stupiamo sempre, ci siamo stupiti un paio d'anni fa per quello che è successo in Emilia Romagna, no? Gli arresti, l'operazione Emilia, il processo Emilia, eccetera, eccetera. E non dovevamo stupirci. Io mi viene sempre in mente questa cosa, che è un altro degli esempi delle radici. Nel 1861, mi sembra 62, ci fu un maxi processo alla Corte d'Assise di Bologna alla Balla delle Scarpe di Ferro, che era un'organizzazione criminale autoctona di Bologna. Le accuse erano gestione delle attività criminali, no, in maniera monopolistica, estorsione, reinvestimento dei proventi dell'estorsione nel sostentamento delle famiglie e degli affiliati in carcere, rapporti con l'amministrazione e rapporti con le forze dell'ordine. Io credo che 416 bis ci stava, no? Stavamo parlando di mafia e parlavamo di mafia nostra qui a Bologna 1861. Poi succede quello che succede, e ci stupiamo tutti. Abbiamo fatto un paio di politicamente scorretto fa, non mi ricordo più, proprio sta roba qua, dicendo ma cosa ci stupiamo. Che importanza ha nella lotta all'andrangheta un processo come il processo Emilia fatto qua, e che noi non stiamo ancora raccontando così bene, io credo. Ma intanto il processo Emilia è un processo importantissimo, oltre che sul piano giudiziario, ma oserei dire più che sul piano giudiziario, è ancora più importante per la percezione che gli emiliani hanno incominciato ad avere della presenza delle mafie in
e nella loro regione, in questa regione. Perché io ricordo 10 anni fa, quando siamo venuti qui col professor Nicaso, invitati dalla professoressa San Martino, siamo stati a Reggio Emilia, abbiamo parlato della presenza dell'Andrangheta in provincia di Reggio Emilia, ci stavano quasi per prendere a botte. Come vi permettete a dire queste cose? Chi siete voi? Siete dei pazzi, siete dei visionari, eccetera, eccetera. Dice, noi abbiamo gli anticorpi perché noi abbiamo combattuto i fascisti, i nazisti, eccetera, eccetera. E noi lì a dire, ma guardate che l'Andrangheta, guardate che la Camorra non si presentano con la svastica, cioè sono persone esattamente come voi, come noi, che parlano la nostra stessa lingua, vestono allo stesso modo, la differenza è che loro ragionano in modo mafioso, hanno i soldi e vi offrono servizi a prezzi stracciati, convenienti. E quindi c'è questo abbraccio tra l'imprenditoria, questa stretta di mano tra l'imprenditoria emiliana e l'imprenditoria mafiosa, perché è un fatto di business, di guadagno. Però attenzione, che voi fate saltare in questo modo le regole del libero mercato, voi fate saltare in questo modo le regole della democrazia, perché attenzione, oggi sono qui e comprano l'albergo, il ristorante, la pizzeria e incominciano a creare una situazione monopolistica del mercato, del mondo dell'imprenditoria, soprattutto nel mondo dell'edilizia. Però attenzione, se questi incominciassero a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione, quindi è molto importante, però io mi auguro che non vi dimentichiate, il prendere coscienza, l'essere presi dalla paura, dal panico per un'indagine, non deve questo fra un anno o due farvi stare tranquilli, perché attenzione, il processo Emilia è solo un episodio rispetto a quella che è la realtà del fenomeno nella vostra regione. Allora, credo che siamo arrivati verso il fondo, purtroppo io avrei ancora un sacco di domande, ma magari ci rivediamo ad un'altra edizione e parliamo di altre cose da puntualizzare. Due considerazioni, una è questa cosa qua, fa una rabbia sentire quando parlano i tecnici con questa chiarezza, tecnici nel senso più bello del termine, con questa chiarezza, come queste cose sembrino così facili, porca miseria, che ti chiedi come mai non le stiamo facendo, non le abbiamo già fatte. Discutibili, cioè voglio dire discutibili nel senso che si possono discutere, chiaro, però viene da dire perché non sono patrimonio già nostro tutte queste cose. Seconda cosa, io stando così, guardo là, no? Allora, molte manifestazioni pubbliche hanno di solito una mostra di auto, il Festival di Mantova è quello, è giustamente. Anche noi abbiamo una mostra di auto, se voi vedete ci sono due auto di servizio e poi dopo c'è la Meari di Giancarlo Siani, è proprio la sua quella lì, cioè in quella macchina lì, credo più o meno lì su quel sedile, è stato ammazzato Giancarlo Siani all'inizio degli anni 90, che era un giovane giornalista napoletano, precario, bravissimo, che stava facendo una serie di inchieste abbastanza interessanti e rivoluzionarie sulla camorra locale, ovviamente raccontava cose che non doveva raccontare e l'hanno ammazzato. Quello lì è, voglio dire, un monumento nostro, piccolo, no? Mobile, e Siani è uno dei nostri eroi. La cosa che più mi è piaciuta, così termino con l'ultima domanda rapidissima, è questa. Ho visto un sacco di bambini guardare quella macchina, eh? Io guardavo, voi guardavate qua, ma io guardavo là. E ho visto un sacco di genitori con i bambini, che si sono inginocchiati lì vicino ai bambini. So che gli parlavano di Siani perché vedevo come facevano e vedevo che andavano al cartello a farglielo vedere. Quindi questa mi sembra una cosa molto bella. Tutte le volte che facciamo politicamente scorretto, io prima ho un momento di depressione, perché parliamo di cose tremende, poi c'è sempre una frase, no, che mi porto a casa, che diventa quella cosa che mi tiene su per un anno. Adesso ho un'immagine, tutti quei bimbi lì, se siamo riusciti a fare anche una percentuale minima di cittadini consapevoli da quei bambini di 3, 4, 5 anni che ho visto, direi che siamo in un bilancio positivo. Allora, giro con l'ultima domanda che sarà retorica finché volete, però ho letto che Nicola Gratteri vive sotto scorta dal 1989, più o meno 86, una cosa di questo genere. E sotto scorta significa, no, tutto quello che abbiamo detto, ma non sotto scorta perché è uno status sociale, perché va di moda, sotto scorta perché, voglio dire, ha avuto delle minacce, dei rischi grossi. Tornassimo indietro, rifarebbe la stessa scelta? Ne valeva la pena? Oppure meglio mettersi lì e fare solo lo scrittore? No, ne valeva la pena certamente, cioè io ovviamente sì, da tanti anni sono sotto scorta, cioè non è che tutti i giorni c'è lo stesso rischio, cioè la vita in 30 anni ci sono alti e bassi, ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno, però ovviamente bisogna sempre comunque stare attenti e soprattutto obbedire
alle regole, ai protocolli da parte della scorta e di chi è preposto alla scorta. La scorta e la tutela è una cosa molto seria e bisogna essere seri non solo chi ce l'ha, ma soprattutto chi la dispone, cioè essere molto rigorosi nelle scorte, nelle tutele, perché poi ogni tanto magari si vede gente che fa delle cose che non dovrebbero fare, oppure addirittura gente che non ne ha bisogno. Allora anche queste cose, anche l'abuso in queste cose ci allontanano dalla gente, ci allontanano dalla credibilità, quindi dobbiamo essere molto rigorosi nel dare e concedere scorte. Detto questo, per quello che mi riguarda, io posso dire che non solo farei quello che ho già fatto, ma se potessi tornare indietro farei di più e meglio. Quello che posso dire è che io ho il mare a 8 chilometri e non faccio il bagno a 8 chilometri dal mare, cioè ogni cosa ha un prezzo, di decidere o discutere anche in quale bar fermarsi al volo per prendere un caffè e quindi concordarlo con la scorta, decidere ogni cosa, anche quando si va in bagno, dove si può andare e prima di andare bisogna decidere e controllare quel bagno, eccetera. Vale, io penso che vale la pena, ma malgrado io faccio questa vita, guardate che io sono molto libero, cioè io sono una persona in gabbia da 30 anni, ma credete, sono una delle persone più libere al mondo che possono esistere, perché mi sono messo nelle condizioni di non dipendere da nessuno, sul piano della mia libertà, perché io tutto ciò che faccio lo faccio gratuitamente. Se io avessi parlato di meno nella vita avrei fatto una migliore e più veloce carriera, ma a me non interessa, io dico sempre quello, e anche molte volte mentre parlo mi rendo perfettamente conto di tirarmi la zappa sui piedi, di danneggiarmi come carriera. Ma c'era una pubblicità di qualche anno fa di una carta di credito, suonare la tromba al matrimonio di lei non ha prezzo. Io ovviamente non cambio di una virgola né sposto quello che sto facendo, non fosse altro perché ci sono migliaia di persone, soprattutto in Calabria, che credono in me, per le quali sono l'ultima spiaggia, e quindi tirarmi indietro mi sentirei un vigliacco, e per me non ha senso vivere da vigliacco. Grazie. Applauso meritato, grazie a tutti per averci ascoltato, grazie a Nicola Gratteri e appuntamento ai prossimi eventi qui di Politicamente Scorretto. Grazie a tutti.